Ciao. Ciao. Allora, da oggi, 16 giugno 2013, inizia 26. 26, che 16? Dove l'ho letto 16? Sì, era del prima. Video. Ho detto una cavolata. Facevamo il conto di quanto manca fare il video delle palette. Smettila di ballare e di battere da tutte le parti. Ok. Ma non ha smesso. La nostra rubrica si chiama Lotta dura a te, brufolo. Allora, abbiamo cercato su internet, ma già da un po', dei rimedi naturali, sì, fai da te anche, naturali e fai da te, per combattere i brufoli. Ho deciso che per voi farò da cavia, no, lo farò anche per me, perché è chiaro, vabbè, chi non ha brufoli, cioè chi è che ha i brufoli quanto me, no, ce ne sarà sicuramente di più, però... Io ho dei brufoletti qua, quindi farò da cavia anche io. Lo proverà pure lei. Se può in maniera migliore. Quello che vi proponiamo... Allora, cioè, ne abbiamo trovati 6. Uno è quello dove bisogna usare il bicarbonato di sodio, acqua, 2 lime e un limone. Ma è veramente una palla assurda, devo dire che... Quello credo che... Sarà l'ultimo. Sarà l'ultimo, se non che lo salterò. Non so, perché è veramente una spesa enorme, secondo me. Prendere sì. Limoni, cioè dovrei comprare chili e chili di limoni e lime, che soprattutto i lime non è che siano economici. Quindi quello non so. Quello di usare la buccia di patata sull'imperfezione per 30 minuti. Quello di usare mezzo cucchiaino di cannella e il miele e metterlo 20 minuti sulle imperfezioni. Usare il succo di pomodoro fresco per un'ora sul viso. Ditemi voi come posso mettere un succo di pomodoro sul viso. Infatti, ci stavamo ragionando ora. E poi a me i pomodori piacciono. Ci posso mettere la passata? O l'ultimo, che ne farò di più con la scusa. No, l'ultimo, il penultimo. No, uno spicchio di mela più il miele. Bisogna grattugiare la mela e aggiungere il miele. No, a me mi sconvolge. E aggiungere il miele e metterlo sul brufolo per 20 minuti. Poi c'è l'ultimo, che è quello che proveremo per questo mese, che è quello di usare il bicarbonato di sodio più l'acqua. Bisogna detergere il viso, mettere il composto sui brufoli per 5-10 minuti e è da fare qualche volta a settimana. Noi lo faremo martedì, il giovedì e la domenica, 3 volte. Non credo sia troppo esagerato, soprattutto a me, per lei forse sì. Vedremo, dai. Poi vi aggiorneremo. Vi aggiorneremo alla fine del mese? Del mese sì, o sì, a metà? Si è cambiato no. Qualcosa. Quindi noi lo iniziamo oggi, 25 giugno, che lo facciamo dopo, quando ci struccheremo. E lo finiamo il 25 luglio. Il 25 luglio noi saremo qui, sul tubo, da voi, a farvi sapere com'è andata. Io non so se mi farò una foto ai brufoli e poi vi farò il prima e dopo, ma non credo, ma non per niente. Non saprei come metterla su un video, credo. Non so. Va bene. Forse con i movie, ma non so, non credo. Io la dico un po' sul vago, poi ci sta. Magari sì. Bisogna vedere se mi va, ecco. Se lo voglio. No, perché i miei brufoli adesso sono belli coperti. Poi nel video ne vedete sempre di meno di quelli che sono in realtà. Devo dire la verità che io adesso c'ho troppa luce, però se ne vedono 3 soli, ma piccoli piccoli, perché sono ben coperti. Io devo mettere veramente tanta roba. Questo però è il mio colore di pelle. Strano, ma si vede il mio colore di pelle. Sì, è il mio colore di pelle. È la prima volta che lo vedete. Più o meno. No, niente, quindi proveremo questo, sarà una prova su strada, poi il motto che noi ripeteremo, che ha tirato fuori Ambra e non è male per niente, che vi proporremo, credo, ogni video che faremo sì, su sì. Questa cosa, se ce lo ricordiamo. Giusto, perché ricordiamo che siamo scostanti, questo sì. Lo promettiamo. Anche il brufolo alle ali, prima o poi se ne va, o vola via, meglio. E non me la cambiare lui. Quindi niente, proveremo questo, se vi va provatela con noi o aspettate il mese. Forse è meglio, essere sinceri, io aspetterei. Niente, speriamo che sia utile. Anche tanto io l'avrei provata comunque, quindi tanto vale
rendervi aiutarvi se possibile. Ditemi, cioè, se avete... No, ma credo di averveli già chiesti dei consigli su come combattere i brufoli. Magari questa volta ve li chiedo naturali, fedate, che funzionano. Senza troppi cose particolari, perché Per me il fai da te è naturale, cioè fai da te è naturale, messo insieme, che poi è naturale, non occorre che sia così tanto naturale, perché combattere i brufoli naturalmente credo che sia un po' una cosa, un'impresa impossibile. Sì. Però speriamo bene, cross the fingers. E okay. Niente, per me fai da te significa con cose che ho in casa o che trovo al massimo al supermercato o a dettaglio in erboristeria, ma che non sia roba che costa 10 euro al letto, che cavolo ne so, cioè cose, oddio, vai a prendere, che ne so, la pettina e cose del genere. No, roba che se, soprattutto se la trovo in frigo, stile pomodori, limoni, oddio, per fare quello lì ne dovrei comprare, dovrei fermare un camion di quelli che trasporta Sicilia Lucca, non lo so, avere una limonaia perché noi abbiamo tre piante di limoni, ma non fanno nemmeno il limone. E quando ne fanno uno sembra più un lime, perché è verde, verde e non, e non matura mai. C'è una goccina di succo. Abbiamo anche limoni sfigati. Fanno da ornamento, sono piante d'ornamento. Neanche troppo belle. Neanche non offendiamo i limoni altrui. E quindi niente. Speriamo vi sia utile. Sì. Vi salutiamo e ciao. Un po' stupiate. Faccio il brufolo, I can fly, I can fly, I can fly.